squadra tosta il Real Patria, soprattutto davanti al pubblico amico. Scende in campo il Real Ottaviano di Ciro Russo. Andiamo a vedere le fasi salienti di un match davvero molto bello fino al triplice fischio di chiusura. Subito un'opportunità per gli ospiti, splendido il doppio intervento sul pallone del portiere, buono. Poi il calcio di punizione di un soffio al lato per il Real Patria, che trova il gol del vantaggio al 12esimo con questa grande iniziativa personale di Mazzocchi, l'esultanza speciale con il parastinco in alto. La reazione del Real Ottaviano, attenzione, arriva il gol di Visone al 14esimo, quello dell'1-1. Poi ancora in avanti gli ospiti, azione insistita, qui arriva sotto misura la deviazione di Avallone, 1-2 per l'Ottaviano al 15esimo. Ospiti sempre pericolosi, si salva buono distinto. Poi attenzione al finale di primo tempo splendido di Marasco, che trova il gol del 2-2, questo grande destro a giro. E poi ancora Ottaviano che deve subire l'autorete del sorpasso targato Real Patria in chiusura di primo tempo. Prima nell'intervallo ancora la risposta di Buono con questa grande parata sulla conclusione di Coppola. Ripresa, attenzione, capolavoro al volo di Marasco, 4-2 al primo minuto di gioco. Ma la partita non è finita, perché Real Patria non riesce a chiuderla. Qui clamoroso errore ancora di Marasco, poi prova a reagire, grande parata di Buono su Avallone su questo colpo di testa, ancora un tentativo degli ospiti, arriva la rete di guardato all'ottavo minuto, quello che riaccende le speranze per l'Ottaviano, che vuole il gol del pareggio e lo trova al 20esimo con Serredi sotto misura. Si arrabbia il portiere Buono, non ci sta il Real Patria, che torna a spingere sull'acceleratore nei minuti finali. Qui attenzione, la conclusione, la deviazione e il gol di Marasco al 23esimo, il gol che vale la vittoria per i padroni di casa. Non c'è più il tempo per recuperare, soltanto quest'ultima opportunità di Avallone, ma è Real Patria che può brindare ai 3 punti. Credo che è stata una bella partita innanzitutto, e squadre abbastanza corrette, e credo che abbiamo meritato di vincere.